Albano e le dure parole per Romina Power nel nuovo in edicola del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista di coppia fatta da Albano e Loredana Lecciso. In quell'occasione il maestro Carrisi e la compagna hanno parlato a lungo della loro storia d'amore, ovvero come si sono conosciuti, se è stato un colpo di fulmini ma anche il momento di gioia e dolori. Ad un certo punto la giornalista della nota rivista ha approfittato della situazione per chiedere al 78enne salentino in che rapporti ha con l'ex moglie Romina Power. Ricordiamo che i due si sono sperati alla fine degli anni 90 dopo anni di litigi e incomprensioni anche legati alla misteriosa sparizione della loro primogenita Ilenia. Romina nel 1996 ha scelto la sua vita. Se n'è andata, tutti pensavano che non avrei mai potuto rifarmi una vita, io invece me la sono rifatta e ne sono orgoglioso, ha sentenziato l'artista sulla cantante statunitense. I pregi e i difetti di Loredana Lecciso intervistati dal settimanale Oggi, la giornalista ha chiesto ad Albano quali sono i difetti e i pregi di Loredana Lecciso. Senza giri di parole il cantautore di Cellino San Marco ha detto che non gli sono piaciuti per nulla le sue esposizioni mediatiche e televisive di qualche anno fa. La gente ha pensato che ci fosse persino la mia regia, dietro. Davvero non me ne capacito, ha asserito il 78enne pugliese. Mentre, per quanto riguarda i pregi, il maestro Carrisi ha fatto sapere che la sua compagna ne ha davvero tanti. È una donna molto intelligente. Ha un'intelligenza superiore, ha rivelato Albano. Albano e Loredana Lecciso non vogliono sposarsi subito dopo. La giornalista del periodico Oggi ha domandato ad Albano e Loredana Lecciso se dopo 21 anni insieme ora sono pronti per convolare a nozze. A quel punto è intervenuto il maestro di Cellino San Marco, che ha immediatamente smorzato i toni dicendo che almeno per il momento sono felici della loro convivenza. Dello stesso parere è l'ex soubrette salentina, che ha detto: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Albano e lui con me.